Benissimo. Aspettiamo ancora un minutino. Allora, intanto vi saluto a chi è già connesso, agli habitué e anche ai nuovi compagni di avventura. Dunque, direi sono le 18:02. Possiamo iniziare. Allora, se ci dovessero essere disguidi di carattere tecnico, ditemelo in chat così vedo di correggere un po' il tiro, ecco. Ecco, col mio solito bottiglione da 1,5 litri, vi do quindi il benvenuto e iniziamo il nostro quarto appuntamento sulla scrittura e sul copywriting. Come vi avevo promesso la settimana scorsa, dopo avervi tediato con un infinito numero di parole inglesi, questa volta cercherò di essere, se posso, un pelino più leggera. Spero di non avervi traumatizzato o non più del necessario. Oggi la prendiamo con molta più leggerezza, ve lo posso assicurare, anzi, proprio all'acqua di rose quasi. Bene, allora intanto premetto che mi sono appuntata la volta scorsa tre domande in particolare che sono state fatte sui contenuti dei nostri anglicismi e queste tre persone, però essendo tre domande specifiche, pensavo di rispondere proprio one by one via mail. Rispondo in maniera più collettiva delle nostre registrazioni che arriveranno, per cui non vi preoccupate, tutto quanto verrà fatto a tempo debito e inizierei facendo quindi un piccolo recap di che cosa abbiamo visto finora, per chi si fosse connesso oggi per la prima volta o per la seconda. Dunque, abbiamo già visto insieme che cos'è il copywriting, che cosa fa un copywriter, perché non diventarlo mai e se proprio non vi ho convinto di questo, come fare a mettere qualche idea intelligente all'interno di un CV. O perlomeno a non sbagliare del tutto, e parlo per esperienza. Nella seconda nostra lezione invece abbiamo visto ad esempio come possiamo scrivere una mail, abbiamo ripassato un po' di sana grammatica tutti insieme e al terzo appuntamento invece ho cercato di uccidervi con un elenco quasi infinito di termini inglesi che vengono usati nel mondo della comunicazione. Ci siamo salutati, ripromettendoci quindi di scrivere ciascuno di noi un comunicato stampa. Ne ho ricevuti diversi, invito sempre chi non ha fatto in tempo per i più svariati e legittimi motivi a scrivermi quando volete. Poi io arrivo con i miei tempi, però generalmente cerco di arrivare, ecco. E quindi questo vale anche per chi magari dovesse cominciare oggi a fare gli esercizi della puntata 1, 2, 3, 4, insomma, c'è sempre tempo per queste cose qui. Non vi preoccupate assolutamente. Comincio questo quarto appuntamento da un argomento che abbiamo lasciato trattato, ma forse non del tutto spiegato, nel precedente incontro del nostro gruppo di lavoro. Mi riferisco cioè a quel momento in cui ho cercato di abbozzare in maniera del tutto generale e non specifica il discorso intorno alla retorica italiana e agli stereotipi di linguaggio. Un discorso che tornerà più volte e che, sul quale insisterò in particolar modo quando parleremo di come si scrive una headline. Dunque, che cosa intendo quando, come con altri, parlo di retorica italiana? Lo dico in maniera anche comica, ossia mi riferisco a una tendenza all'interno della nostra produzione scritta, ma purtroppo anche parlata, che ha un'origine lontanissima. Le motivazioni di questo fenomeno le lascio ai critici e ai studiosi ben più preparati di me. Ma abbiamo la tendenza, noi italiani nello specifico, quando parliamo e quando scriviamo, peggio mi sento, a rifugiarci all'interno di un lessico e di una sintassi che non corrispondono alla lingua che noi usiamo tutti i giorni. E direte, e per fortuna, certo, per certi casi è sicuramente così, ma in realtà molto spesso anche chi ha una perfetta parlata, cerca di essere più affettato allo scritto, cioè con pretesa di serietà passa poi per serioso. Sicuramente questo problema che gli italiani hanno con la retorica ha radici molto profonde e queste vengono sicuramente innaffiate dalla scuola, perché è lì anche che ci viene insegnato che possiamo usare termini altissimi
è che ad esempio quando scriviamo un tema, scrivere quattro colonne è meglio che scriverne due. Quindi ci sono delle tare che ci portiamo indietro da tanto tempo e questo infatti è un problema diffusissimo. Credo che ognuno di noi si sia ritrovato a scrivere un testo e rileggendolo abbia detto c'è un po' di discordanza forse tra come mi sarei espresso normalmente e come mi sto esprimendo allo scritto. Siamo generalmente un po' ingessati. Non siamo soltanto ingessati, ma cerchiamo anche di stortarci altri arti molto spesso, rifugiandoci all'interno di stereotipi di linguaggio, ossia quegli stilemi che abbiamo ereditato dal mondo del giornalismo o dal mondo del telegiornalismo, espressioni cliché che si sono diffuse all'interno della nostra società e che noi tutti usiamo in continuazione. Mannaggia noi. Mi riferisco ad espressioni come un giornalista a 360 gradi. Come può un giornalista essere a 360 gradi? Credo che ci siano forme più originali per poter esprimere il medesimo concetto. Oppure un uomo tutto d'un pezzo. Sono quelle formule che noi usiamo così canonicizzate nel tempo, come le abbiamo ereditate, e molto spesso usiamo senza tanto pensarci troppo. E perché proprio? È senza tanto pensarci troppo. Riuscire ad esprimere di un giornalista che ha una carriera prolifica e che i suoi interessi vari si rispecchiano negli articoli vari che scrive è ben più complicato che dire che un giornalista è un giornalista a 360 gradi. Possiamo anche affermare che questa generale tendenza, nulla da cui non ci si possa riscattare nel tempo, credetemi, anzi, è un lavoro che ci prenderà tutta la vita perché ci incappiamo tutti i giorni, dove per tutti i giorni intendo che a me è successo stamattina. Diciamo che all'interno di questo panorama diffuso la pubblicità raggiunge l'apice, a volte la cattiva pubblicità raggiunge l'apice di questa tendenza. Parlo del miglior yogurt del mondo. Forme enfatiche che poco ci dicono del prodotto o del servizio che noi andiamo a rappresentare o a vendere. Mentre io dico che questo yogurt è il migliore del mondo, io di fatto non sto affermando nulla sull'oggetto in sé. Mi rifugio in formule e stereotipi di linguaggio che smorzano la mia espressività, al contrario di esaltarla. A volte questa tendenza può dare origine nel mondo della comunicazione a poeti contemporanei, per cui a un certo punto c'è un uso del linguaggio molto astratto, etereo e che guarda, guarda, non dice niente. Fulgide immagini di non saprai che emozioni hai provato finché non le sperimenti, yogurt Mila. Ok, va bene, è molto suggestivo, ma di nuovo non stiamo andando ad essere concreti e precisi su quello che stiamo dicendo. Nel nostro paese, peraltro, ne discuteremo insieme ogni volta che vorrete, è molto diffusa la retorica della qualità e del Made in Italy. Abbiamo ben donde di andare fieri sicuramente del nostro prodotto interno, ma non possiamo rifugiarci sempre in questo tipo di argomentazione, cioè a dire che ciò che viene fatto in Italia è fatto con qualità, che il Made in Italy ne è sinonimo, perché sono frasi che ormai noi abbiamo già registrate all'interno del nostro lessico privato. Dunque, vediamo come all'interno ci vorrebbero forse una decina di incontri solo per vedere i tanti esempi che abbiamo intorno a noi e forse non sarebbe neanche giusto. Parliamo del meglio. Diciamo che però il nostro immaginario è spesso intriso di una forma e di un contenuto, lasciatemi dire, un po' democristiano. Non osiamo tanto in Italia e quando cerchiamo di comunicare in maniera diretta stiamo 8 volte attenti, ci freniamo da soli, molto spesso anche un po' intimoriti da questo senso di pesantezza, cioè io la chiamo pesantezza, ma è la presenza di una grande tradizione, anche scrittoria, talvolta ci intimidisce un po'. Ecco, noi dovremmo cercare di andare oltre questo tipo di democristianità di fondo che limita la nostra espressione. Non sto ovviamente dicendo e non vi sto spronando a offendere chi che sia nella misura in cui vi esprimete per essere incisivi, ma vi sto invitando e mi sto invitando a fare la cosa più complicata che c'è, cioè a creare contenuti, a pensare, perché rifugiarci, come vi dicevo prima, nella mitologia della grande qualità italiana, rifiutiamo a un certo punto invece di metterci lì e cercare di capire che cosa veramente possiamo dire di questo servizio, di questo prodotto, di questo politico o all'interno di un saggio argomentativo.
Se noi veniamo meno a questa missione, che è la missione principio del comunicare, cioè dire qualcosa, come direbbe il mio direttore creativo, noi facciamo bullshit. Con questo nuovo anglicismo, dalla facile traduzione in stronzate, intende descrivere quando io in prima persona tendo a non andare al sodo, ma a girarci un po' intorno, a cercare di affabulare il lettore che ho di fronte, invece che persuaderlo con delle valide argomentazioni, di andare insomma al sodo della questione. Il mio direttore creativo, infatti, si rifà alla scuola inglese. Lo accennavamo nel precedente incontro sugli anglicismi, ma non potevo stordirvi oltre. Dunque, lo stile inglese è uno stile che contraddistingue un periodo della comunicazione in cui il copywriting la faceva un po' da padrone. Mi riferisco a quella scuola americana che inizia a metà del Novecento e che diventa molto prolifica negli anni 60 dello stesso secolo e che da noi in Italia arriva finalmente ad essere produttiva, forte, all'incirca alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90. Un momento aureo per una parte della comunicazione, non a caso coincidente con il successo di Gigi Dag. Dunque, per farvi un esempio di che cosa intendo con il periodo aureo del copywriting, cerco di farvi riflettere anche su e farmi riflettere su come è cambiato il nostro modo di comunicare. C'è stato un tempo in passato in cui il titolo, la frase e la copyhead, che abbiamo visto la lezione precedente essere il grande titolo che da solo prende la pagina e da solo fa la comunicazione, erano proprio all'apice del loro potenziale comunicativo. In un secondo momento, a causa di una serie di mutazioni comunicative e anche sociali, abbiamo visto che l'immagine è diventata la parte preponderante della comunicazione. È un rapporto che varia sempre al variare degli strumenti che usiamo. Ad esempio, ad oggi ci troviamo con le mani in ben altro sacco, visto come siamo all'interno di un mondo fatto di comunicazione spesso di social network, quindi di nuovo stanno cambiando le regole. Ma vi porto un esempio dagli anni 90 di cui vi parlavo prima. In mano ho un libro, L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert, un grandissimo classico della noia internazionale, scherzo, ma in realtà lo penso, che dietro però riporta una pubblicità, è una pubblicità firmata da Saatchi & Saatchi, quindi una storica agenzia di comunicazione italiana, e recita così. Vi farò delle foto che vi invierò via mail a questo punto, non avendo altro strumento oggi di condivisione dello schermo. Dice: un'immagine sfocata ritrae un uomo seduto a una scrivania pensoso. Eccolo l'uomo. Disponibilità, attenzioni, amicizia. Tu non hai bisogno di me, gli disse gelosa, ma della Banca di Roma. Ora, è una comunicazione che funziona, è una comunicazione fatta di più parole che immagine, perché questo sfondo lascia spazio a un'incisiva frase scritta in nero, un nero pieno. E quindi, insomma, è un piccolo esempio che ho trovato in casa di un tempo in cui questo tipo di comunicazione alla inglese andava per la maggiore. Perché dico alla inglese, infatti? Perché la tipologia di copywriting inglese è quella che sempre ha portato molto in alto il contenuto scritto. Dunque, vi farò un altro esempio per capire la differenza dell'approccio inglese alla scrittura delle headline ed è un esempio che mi fa sempre appunto il mio direttore creativo. La cosa più leggendaria è che per lui è una frase fondamentale ed è ottima per spiegare a qualcheduno che cosa intende, ma non ne trovo nessun tipo di riferimento su internet, quindi può anche essere che egli stesso l'abbia scritta e controfirmata. L'esempio è il seguente: una famosa casa automobilistica, macchine di un certo tipo, macchine di lusso, macchine da corsa, quindi con tutto l'immaginario di cui si corolla questo tipo di oggetto, dice questo: lasciateci finanziare la vostra crisi di mezza età. Perché questa frase funziona e perché è tanto inglese? Perché in quel momento va a beccare esattamente il punto dove duole il target preciso in riferimento, cioè la crisi di mezza età, la tipica età, per stereotipo ovviamente, ma accogliamolo, in cui si tende a comprare un'auto di questo tipo. Ecco un esempio, di come si può osare.
all'inglese, quindi sempre con gentilezza, contatto, con un certo grado di humor, senza essere volgari, senza fare riferimenti a, non so, dinamiche sessuali o dinamiche inerenti ai soldi, cioè senza per forza sfociare poi nella volgarità, si può comunque però usare un pelino di più, andare ad essere un po' più pungenti nella lettura anche che facciamo del nostro target di riferimento. E più noi riusciremo a capire dove infilare il dito, meglio riusciremo a capire anche come fare arrivare in maniera più efficace il nostro messaggio al nostro target. Noi in Italia abbiamo un po' un problema con il canone, con la tradizione. Taluni si sono chiesti e si sono risposti dicendosi che il problema fosse di forma. E allora vai con linguaggio, slang che riproduce il parlato, eccetera. Beh, io penso, penso perché ho studiato altri che lo dicono, non perché mi sia venuta una geniale intuizione questa mattina, che il problema è più che altro di contenuti. Cioè è difficile mettersi lì e cercare di ragionare sempre su aspetti nuovi di un oggetto, di un prodotto, di un servizio, di un politico da mettere in luce, di cui trattare. Diversi autori italiani, oltre che diversi pubblicitari, si rifanno agli inglesi. Da loro prendono ad esempio il contenuto, quindi essere così precisi, dire quello che devono dire, lo stile di Adorno, quindi più scevro di poetica, più scevro di retorica, una preferenza per la paratassi, quindi per una sintassi semplice e scandita, l'antiretorica di qui sopra, e una riflessione, quindi una espressione contenutistica, più laica e più umile. Non è per caso che uso l'aggettivo laico e nemmeno umile. Di umiltà abbiamo già parlato quando ci siamo riferiti all'understatement, cioè a quel bellissimo potenziale che possiamo esprimere nel momento in cui decidiamo di comunicare un'ottava sotto quello che potremo, cioè con modestia, anche falsa modestia. Laico invece per ovvi motivi di natura così socio-politica che contraddistinguono il nostro paese, ma che, con cui, ahimè, dobbiamo convivere e ingegnarci rispetto a questo. Rispetto alla nostra retorica, ricordiamoci sempre che la solennità non è un valore aggiunto e che quando vogliamo esprimerci in maniera davvero sofisticata, beh, allora, ancora una volta, dobbiamo cercare il modo più semplice per farlo. È il nostro pensiero che deve essere sofisticato, non ingarbugliato il modo in cui lo diciamo. Più siamo comprensibili e meglio ci disponiamo nei confronti di chi ci legge. Questo cosa prevede? Un lungo, lungo lavoro di riflessione prima di mettere per iscritto quello che stiamo pensando. Perché prima bisogna avere l'idea, rifletterci sopra bene per forza tanto tempo e poi trovare il modo più piacevole, più semplice e più comprensibile di comunicare. Questo sempre, in qualsiasi momento dobbiamo usare la scrittura, che sia negli esercizi, che sia nella scrittura di una mail, nella stesura di un saggio o di un articolo di giornale. Quindi, qui mi rifaccio, in questi piccoli consigli per chiudere su che cosa ci possono insegnare gli inglesi, mi rifaccio anche a quanto all'interno del libro Come non scrivere, di cui parlavamo 2 incontri fa. 1. Leggere in lingua inglese e tradurre ci aiuta davvero tanto. Ecco anche perché vi consigliavo l'articolo A caso che volete del New Yorker. A parte la qualità, ovviamente, il contenuto degli stessi, è anche un modo per abituarci a un tipo di prosa diversa dalla nostra. 2. Imparare a liberarci dell'ansia che ci deriva da questo lungo passaggio, da questa lunga, scusate, tradizione, scrittoria italiana e iniziare a familiarizzare col concetto che andare dritti al sodo non è volgare. Essere brevi, concisi, diretti e ricordarci che nel momento in cui si è copywriter, si è dei venditori di fatto, non deve spaventarci, non dobbiamo preoccuparci di essere molto precisi. Ci sorprendono infatti quelle comunicazioni, quelle pubblicità che ci dicono nei denti, chiaro e tondo, quello che la promozione ci promette. Ecco, cogliamo il buon esempio. E 3, il rigore. Ci vuole un sacco di rigore quando si scrive, soprattutto se si vuole divertire. Cosa intendo con rigore? Ovviamente l'abbiamo detto tante volte, la rilettura di ciò che abbiamo scritto, ma non solo la rilettura silenziosa. Leggere a voce alta aiuta tantissimo. Non preoccupatevi di sembrare pazzi, tanto se avete intrapreso questa scelta,
un buon 10% di voi è già da ricovero perché chi scrive così è messo. Ma il controllo della pagina è una cosa che richiede una precisione davvero estrema. Capire anche l'armonia che si è dato a ciò che si dice, togliere gli aggettivi in più, capire se i termini che usiamo sono davvero precisi, se non possiamo trovare alternative. Questa è una parte di lavorio che purtroppo fare questo mestiere ci richiede. Ma proprio perché la cosa più complicata del mondo, la cosa più seria che dobbiamo considerare è come far ridere le persone. Veniamo quindi ad alcuni accorgimenti all'interno della scrittura comica. Ci stiamo avventurando in un mondo molto complicato, perché come sapete meglio di me, non ci sono ovviamente delle formule magiche per far sì che un autore o un pubblicitario riescano ad avere sempre un ottimo impatto comico su coloro i quali li leggono. Certo, possiamo dire che ci sono due o tre accortezze che possiamo tenere presenti nel momento in cui ci viene la malsana idea di fare ridere qualcuno. Innanzitutto, ricordiamoci sempre che quando cerchiamo di fare ridere qualcuno o sorridere alla meglio, scrivendo, non siamo all'interno di uno spettacolo. Vi sembrerà una precisazione banale, ma dobbiamo ricordarci anche del limite fisico che la nostra comicità ha nel momento in cui è scritta. Quindi, ovviamente, sta il presupposto che non ci sono filtri in mezzo, non c'è la possibilità che io interpreti quello che sto dicendo per la persona che lo sta leggendo a chilometri e chilometri da me. Non dimentichiamolo mai. Così come, ad esempio, abituati come siamo a una comunicazione via WhatsApp, Skype, eccetera, eccetera, quando poi andiamo a comporre i nostri copy per le pagine social che teniamo, ricordiamoci che le emoticon mi possono aiutare, ma non devo permettere all'emoticon invece di disincentivare il mio contenuto scritto. Quindi mi avvarrò di faccine o simboli, soprattutto se sono inerenti a quello che sto dicendo, in maniera saggia e oculata. È sempre bene per un social media manager rifarsi ogni tanto, sembrerà inutile, ma in realtà rifarsi ogni tanto qualche paginata di emoticon per ripassare quali si possono sfruttare e con quali esiti comici. Talvolta, lo abbiamo visto, si sono raggiunti anche ottimi risultati di narrazione iconica utilizzando soltanto queste emoticon, quindi uno strumento che però non deve invalidare la mia parte scritta. Sembrerà anche questa una precisazione che super lettile, ma non insultare nessuno mi sembra comunque un buon presupposto. Anche quando vogliamo schernire per far ridere, attenzione, cerchiamo sempre di compartecipare del nostro pubblico e pertanto attenzione quando scriviamo battute dando per scontato di non offendere, perché tanto stiamo ridendo, di questi tempi dobbiamo stare ancora più attenti. Come sapete, gli esempi sono infiniti e mi sembrerebbe ingiusto sceglierne uno rispetto a un altro, ma la sensibilità in particolar modo sui social network va aumentando per una infinita serie di argomenti. Quindi andiamoci veramente piano quando cerchiamo di far sorridere qualcuno, onde evitare gaffe su scala nazionale. Poi ho segnato questo piccolo accorgimento, l'ho chiamata la legge dell'angolo della bocca. La legge dell'angolo della bocca è come cerco di esprimere un principio quando cerchiamo di scrivere un titolo o un piccolo testo, il principio che dovrebbe liberarci un po' dall'ansia di far ridere qualcuno. Infatti, l'obiettivo che mi pongo e che in altri ci poniamo è quello non tanto di provocare una risata matta o lo svenimento per eccessivo divertimento di colui il quale legge, ma il mero sollevare l'angolo della bocca. Se già riusciamo, mentre pensiamo, a far alzare quell'angolino di bocca alla persona che ci legge, anche alla più cinica e dura, se abbiamo quell'immagine nella testa, senza voler per forza conquistare i cuori di Comedy Central, allora forse riusciremo a fare il nostro mestiere senza agitarci e senza poi esagerare, avendo poi degli esiti comici, tristissimi. Anche per questo, ovviamente il tempismo la fa da sé, fa tutto quello. Non potendo avere il tempismo che abbiamo nella lingua parlata, che potremmo avere su un palcoscenico, allora noi dobbiamo fare il più o meno triplo dell'attenzione alla punteggiatura, che è nostra alleata quando vogliamo dare il ritmo giusto a quello che stiamo dicendo e a riuscire a dare quell'effetto comico molto spesso finale al nostro testo.
Lo vedremo anche con un testo che sto per leggervi, ma talvolta nella comicità affascina il lettore la possibilità di vedersi coinvolto nel processo umoristico dal completamento del pensiero. Se quindi siete nella possibilità di poter far completare il pensiero al vostro lettore, cioè di alludere e lasciare che sia lui a concludere la vostra battuta, ecco che lo coinvolgerete il doppio all'interno della vostra comunicazione. No al romanaccio. Punto fine. Se non siete di Roma, voi il romano non lo usate, perché si sente che non lo padroneggiate, come non lo padroneggio di sicuro neanche io. E a un certo punto, a meno che non ci rifacciamo a una scuola neorealista degli anni 50, non fa ridere. Tranne i casi in cui davvero ci sono dei madrelingua certificati e allora ci fanno spaccare in due, ma è il loro mestiere. Lasciamo l'arte dei romani ai romani. Grazie. Aumento le regole con attenzione ai riferimenti esterni. Per due ordini di ragioni. Uno, io potrei fare una battuta, ad esempio, sull'acqua frizzante Valmora, ma corro il rischio, oltre ad aver appena fatto una marchettata, corro il rischio che le persone che leggono la mia barzelletta su questo tipo di acqua non la conoscano. O, ad esempio, se faccio una barzelletta, una battuta su una celebrities d'oltreoceano, io potrei non conoscere Kim Kardashian, e allora lì però diventa problematico. E l'altra ragione è questa: i riferimenti esterni volano nel tempo. Ciò che ci sembra famoso e sulla bocca di tutti stamattina non lo è più domani. E questo lo insegna tanto il mondo della pubblicità, un mondo in cui a volte cerchiamo di scrivere dei testi sperando che il nostro cliente li riutilizzi anche tra 6 mesi, tra un anno, che abbia scelto il nostro testo e vada avanti con quello. Più io tolgo i riferimenti puntuali dalla realtà in cui sono immerso, più riesco a rimanere universale, valido per tutti e per tutti i momenti. Poi, e ancora, attenzione al destinatario. Quando vogliamo essere comici, dobbiamo anche sempre capire a chi stiamo parlando, ossia chi è che leggerà davvero la mia frase, su quale target io voglio esercitare la mia capacità comica. Per farvi capire, mi sono permessa di trarre un esempio dalla mia vita, professionale e personale. Dunque, mi riferisco a una pagina pubblicitaria che abbiamo creato a un certo punto quest'anno per una tour operator in cui stavamo parlando delle promozioni che spettano agli adolescenti. Ad esempio, adesso non mi ricordo nello specifico il contenuto tecnico, ma un adolescente paga meno, c'è il club per tenerli fuori la sera, si divertiranno. Ecco, che quindi la promessa è che ci sono degli intrattenimenti studiati, per i ragazzini che hanno dai 12 ai 17 anni. Il risultato, mi permetto di citarlo, perché è un ragazzo che lavora con me, che secondo me ha fatto un ottimo lavoro in quel caso lì, è stato scrivere il seguente titolo: Torneranno tardi, virgola, promesso. Frase semplice, ne converrete, ma riesce a far alzare un minimo di angolo della bocca e soprattutto becca esattamente il lettore di quel tipo di contenuto, perché è il genitore che devi far ridere nel momento in cui gli prometti che gli leverai suo figlio di torno per almeno 2 o 3 ore. È quella la grande promessa, è lì. La pancia di chi ti sta leggendo è un genitore che ha necessità di un po' di pace, perché se non è vacanza anche per gli adolescenti non l'è per nessuno. E saluto mia mamma a questo proposito. Continuiamo nella body copy sotto questo titolo grande, Torneranno tardi, promesso. Cominciamo il testo così. Ci sono età difficili, lo sappiamo, come quella di chi ha dei figli adolescenti. Di nuovo ribadiamo lo stesso concetto, cioè noi abbiamo capito che il problema dell'adolescenza non è soltanto per chi la vive, ma è anche per chi se la deve accollare. Quindi questo intendo con ricordiamoci sempre il destinatario, perché quello è uno strumento in più quando ci troviamo poi col foglio bianco a dire oddio, come faccio adesso? Consiglio, per chiudere, di fare sempre la prova dell'amico cinico. Lo avete anche voi, ne avete forse 3 o 4 nella vostra lista di chat di WhatsApp. Mandate qualcosa, non esiteranno un secondo a distruggere il vostro lavoro per il gusto di farlo, ma a voi servirà, perché vi farà capire dove possiamo migliorare. Effettivamente hai ragione, forse non si capisce del tutto tutto. Perché? E questo vale nel copywriting scritto, ma anche nella stand-up comedy, se la devi spiegare non ha funzionato. Quindi questo direi che è una regola assolutamente aurea. Dunque, per andare avanti sempre sul filone della comicità, oggi mi permetto di leggervi un breve brano. Vi avevo promesso che sarebbe stata una lezione leggera, credo di star mantenendo la parola.
È un brano di Daniele Luttazzi, che è famoso scrittore, autore e attore romagnolo, che compare sul numero di primavera di Linus di marzo. Dunque, questo è un periodico molto famoso, ve lo mostro, ve ne manderò anche i riferimenti in sede di mail. È un periodico che dal 65 propone fumetti in Italia, spesso con uno sfondo politico, e che deve ovviamente il suo nome a uno dei personaggi di Charlie Brandy Schulz. Dunque, il numero di questa primavera, l'avrete intuito dalla copertina, è un numero dedicato alla pubblicazione dell'autobiografia di Woody Allen, che trovate, è intitolata A proposito di niente, ed è uscita a marzo per la casa editrice La Nave di Teseo. A questo punto Daniele Luttazzi prende la penna e cerca di scrivere di comicità, citando appunto Allen. Io do per scontato che per leggere questo breve brano voi sappiate ovviamente chi è Woody Allen, voi sappiate chi è Sigmund Freud, e a questo punto più o meno chi è Dio, quindi insomma direi che siamo a questi tre riferimenti cardine. Ve lo leggo perché riassume, secondo me, in maniera semplice ma efficace quali sono le finalità di una buona battuta. Dunque dice: secondo il modello cognitivo di comprensione dell'umorismo, una battuta crea una incongruità, una sorpresa alla quale in modo automatico reagiamo cercando di capire cosa la frase dica, presupponga, implichi, non dica. Se risolviamo l'indovinello cognitivo, cioè scopriamo cos'è nascosto nella frase, qual è il pensiero sotteso, e o ci rendiamo conto che la sorpresa non è pericolosa, ridiamo sollevati. Le battute tradotte male lo dimostrano, non mettono in scena alcun indovinello cognitivo da risolvere, non allarmano nel modo giusto e la risata non scatta. Il modello cognitivo è un modello di comprensione, non di apprezzamento della comicità. Non spiega perché si ride. Secondo Freud, ridiamo quando l'energia dell'inconscio, grazie alla tecnica della comicità, raggiunge improvvisamente la coscienza. Quell'energia in eccesso si scarica sotto forma di una risata. L'interpretazione freudiana considera il nostro apparato psichico in modo meccanicistico e ottocentesco, ma è interessante perché è una descrizione operativa. Freud distingue tre ambiti: comico, in cui si ha un'economia del dispendio energetico ideativo, si spreca energia eccessiva o si risparmia energia indispensabile all'azione. Il significato nascosto di una gag comica è: io sono un bambino. Il comico ha a che fare con il corpo impacciato e con la mente inesperta del bambino. Ad esempio, ecco come dice Allen: mio padre portava i mocassini, confessò lei, entrambi allo stesso piede. Secondo tipo, secondo ambito, spiritoso, in cui si ha un'economia del dispendio censorio. La censura inconscia impedisce che certe idee vietate vengano allo scoperto. Il significato nascosto di una gag spiritosa è: io ho idee pericolose. Esempio di Allen: ho considerato di nuovo l'idea di uccidermi, stavolta inalando vicino a un agente delle assicurazioni. Terzo ambito, umoristico, in cui si ha un'economia del dispendio emotivo. Si azzera l'emozione che si dovrebbe provare davanti a un evento. Il significato di una gag umoristica è: sono un cinico. Esempio di Allen: ero stato scambiato parecchie volte per Robert Redford, ma ogni volta da un cieco. Ecco, chiaramente quando noi andiamo a scrivere una headline possiamo rifarci a queste tre differenti tipologie di ambito comico. Certamente, insomma, sarà un pochino a noi riuscire a calibrarle a seconda del nostro destinatario e del indirizzo di edizione. Dunque, sempre sulla comicità, quindi io spero che alcuni di voi abbiano potuto recuperare la visione del meraviglioso Fantozzi 1975. Scusate. E quindi potremmo fare alcune considerazioni intorno alla portata comica di questo lavoro. Su questo vi consiglio ulteriori lavori di Giunta, in questo caso saggio Diventare Fantozzi, un saggio che fa parte della sua raccolta, se non sbaglio, Una sterminata domenica, in cui viene esaltata, no? La portata artistica di Fantozzi per il lessico nuovo che introduce, il famoso vadi, venghi, di cui siamo tutti edotti. Il tono con cui all'interno del film, se lo ricordate, vengono interpretate anche le parti più drammatiche o le parti più tragicomiche, un tono
monocorde, mi verrebbe da dire, senza, il fantozzi non ha bisogno di urlare, appunto, come dicevamo prima, una buona battuta si basa anche sulla punteggiatura, pochi punti esclamativi, alcune virgole messe giuste, dei punti incisivi, nulla di troppo urlato, così come il personaggio di Fantozzi non ha bisogno di urlare, tranne in rari casi, quando cade, ad esempio, sopra il tram per andare a lavoro. E un altro grande potenziale che nel 1975 questo film ha messo in essere è la presa in giro del mondo culturale all'interno del quale si trova. Per cui, se ricordate, ad esempio, il cinema sperimentale russo, si può dire, è noiosissimo e finalmente Fantozzi lo dice, lo può affermare, così come può rappresentare Courmayeur come un luogo in cui vanno in vacanze i parvenu, gli arricchiti, quindi sì, col denaro, ma volgari. Certo, da lì in poi fantozziano è diventato anche un aggettivo della nostra vita. È un aggettivo in italiano che ci porta a una potenzialità bellissima e dissacrante della comicità. Fatta questo excursus sulla comicità tutta, mi permetto di venire a una parte, vi ho fregati un'altra volta, tecnica. Oggi, infatti, ci occuperemo della famosa body copy. Credo che la body copy stia alla base del nostro lavoro, perché altro non si intende con body copy che ormai lo sapete benissimo, il testo, cioè il campo di testo che nella pagina pubblicitaria spiega, racconta, argomenta. Dunque, mi è propedeutico questo discorso per poi passare a come strutturiamo la nostra bella presentazioncina strategica. Soltanto dopo, infatti, ho riflettuto sul fatto che se prima non ci concentriamo su come scriviamo il blocco di testo, come facciamo a inserirlo all'interno di una presentazione? Ma sapete, chi non sa fare insegna. Quindi, veniamo ai cardini per scrivere una buona body copy. Dunque, il presupposto, su 10 comandamenti e non di più che mi sono permessa di appuntare, in questi giorni, è il numero 0 è pensare. È sempre il solito mio discorso trito. Se non abbiamo ben capito che cosa vogliamo dire, siamo ancora molto lontani dal poter prendere una penna in mano. Quindi mettiamoci di buona lena, un po' di concentrazione e chiariamoci le idee su quello che veramente dobbiamo fare col nostro processo comunicativo. Devo far vendere più paia di scarpe a quella persona? Devo riuscire a far conoscere questo servizio comunale a tutti i cittadini? Quindi ripetiamoci bene con quale finalità cominciamo a scrivere una body copy e poi cominciamo a scriverla. Allora, primo comandamento aureo sulle body copy. Una body copy si scrive solo se serve. Cosa intendo con questo? Che l'ingombro di testo non è necessario. Se io ho un titolo molto chiaro e se il cliente non mi obbliga a farlo, io non ho bisogno di inserire ulteriori 3 righe all'interno della mia pagina di giornale o sul mio manifesto sui muri. E soprattutto, non riempirò righe a caso. Se ho deciso di mettere un testo all'interno della mia pagina pubblicitaria, allora quelle righe saranno quelle che mi permettono di esprimere un pensiero. Non dovrò riempire il testo solo perché devo far vedere che dico qualcosa. Così come facevamo l'esempio prima, no, della brutta abitudine che abbiamo preso a scuola, che più cose faccio, meglio è. Quindi se scrivo 4 colonne di testo, di tema, per italiano, per letteratura, allora sarò più bravo di chi ne scrive 2. Non è così, insomma, ma questo è un bias importante da che ci portiamo dietro. Comandamento numero 2. E se il titolo fosse una domanda? Allora la body copy sarebbe la risposta. Con questo intendo dire che potremmo vedere la headline, il titolo, come qualcosa può essere, ci può capitare, che dobbiamo spiegare all'interno della body copy. Se proviamo a vederlo come una domanda, allora capiremo come la body copy deve andare a spiegare quello che un titolo, a volte per essere fighettino, può essere anche allusivo, può essere anche molto breve, molto provocatorio. Ed è allora nella body copy che andrò a spiegare che in realtà l'intento della mia comunicazione è mettervi al corrente ad una nuova impresa comunale, per dire. E quindi useremo quello spazio di testo per spiegare ciò che stiamo lanciando in maniera forte, provocatoria o col punto di domanda in sede di titolo. Comandamento numero 3. Il copywriter è uno psicologo che vende, quindi deve cercare
la unique selling proposition di cui discutevamo la volta scorsa, cioè quell'aspetto peculiare di ciò che, di cui io sto parlando, che sia un servizio o un oggetto, da mettere in luce. Il mio compito è proprio quello, cioè cercare il lato più seducente e persuasivo di un'argomentazione. Quindi non solo che cosa sto dicendo è importante, ma anche la modalità persuasivo, seducente in cui lo devo dire, se possibile, anche divertendo il mio lettore. Quindi capire cosa dire partendo da un punto di vista innovativo su quello che devo dire, riuscire a dirlo in maniera persuasiva e seducente, se posso, se faccio anche alzare l'angolo della bocca, quella è la mia giornata proprio. Posso andare a casa contento o rimanerci in questo periodo. Comandamento numero 4, sempre immedesimarsi col lettore, immaginarsi scene verosimili. Cercare di capire chi ti sta leggendo, che tipo di contesto vive. Riprendiamo l'esempio che abbiamo fatto prima di Torneranno tardi promesso. Devo immaginarmi proprio anche con sforzo di comprensione, perché potrebbe essere che ci sia un copy di 19 anni appena arrivato in agenzia che si trova a dover fare una campagna su, non so, la prevenzione, la cura della prostata nel comune di Segrate. Sono cose che succedono queste e non c'è assolutamente niente di strano. Uno deve calarsi all'interno di argomenti che fino a un secondo fa non padroneggiava affatto. Succede spessissimo, però bisogna approfondire, lo dicevamo nel primo incontro, argomentarsi, entrare in argomento e da quel momento in poi cercare di immedesimarsi un po' con chi ci sta leggendo, calarci nelle sue scene verosimili per poter capire anche dove poi mettere il dito, come dicevamo prima. Regola, comandamento quinto, lo dicevamo anche prima nella comicità, mai offendere. Mai, non passiamo per il negativo neanche per sbaglio. A volte lo so che c'è questa negative proposition per cui cerchiamo di partire da una frase al negativo per poi cercare di ribaltarla. Attenzione, perché è veramente difficile. Faccio un esempio di negative proposition. Noi non facciamo sconti, scritto in grande, su Bed, i nostri prezzi sono sempre stati così bassi. Va bene, ci mancherebbe. Stiamo attenti però perché a volte il rischio poi di farsi autogol è veramente vicinissimo. Quindi questo ricordiamocelo sempre. Va bene, sì, se riusciamo veramente a trasformarli in qualcosa di positivo, questi aspetti negativi, ok, ma se possiamo anche tacerli, ecco, non mi sembra una cattiva idea non tirarsi appunto zappe su piedi e varie. Comandamento numero 6, questo è veramente cardine, è come lo dicevamo anche per il comunicato stampa, prima frase, unica frase. La cosa che io dirò all'inizio di quella body copy è il mio amo. E se io riesco a tirare dentro il mio lettore con quell'amo lì, ho fatto il mio mestiere, altrimenti lo perdo subito, perché diciamocelo chiaramente, le parti di testo scritte in piccolo nelle pagine pubblicitarie o anche i testi, se uno crea un sito per sé o il sito di un'azienda, i testi sono mettono in difficoltà il lettore perché implicano tempo, comprensione, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, nella prima frase cercate di tirarli dentro lì, perché neanche i vostri parenti pagati leggeranno mai tutta intera una body copy se proprio non glielo chiedete in ginocchio. Figuratevi un lettore che non vi conosce, che è distratto, che ha pieno di cose da fare, ha impegni, eccetera. La prima frase, unica frase, deve proprio tirarvi dentro. Comandamento numero 7, ogni piccolo testo è un mondo a sé. Il testo racconta una storia che va da A a B. Non importa quanto è lunga, non importa se la tua body copy è lunga 2 o 3 righe perché devi dare alcuni dati tecnici, o se invece è lunga 12 righe perché magari in questo caso trattiamo di un lungo testo argomentativo su una rivista. Non importa questo. Il testo ha sempre una sua coesione interna, cioè all'interno di questo spazio comunicativo io racconterò quello che devo raccontare, mantenendo coerenza interna, prendendo il lettore per mano all'inizio del percorso e portandolo fino alla fine, cercando di mantenere la massima fluidità possibile, la massima comprensione possibile e ricordandomi quindi che è un mondo chiuso, ogni testo è un mondo chiuso, che va curato come tale, come una monade. Il comandamento numero 8 ormai vi uscirà dalle orecchie e fate bene, ed è niente stereotipi e niente formule passepartout. Ricorrere quindi a quella retorica che dicevamo in incipit come il meglio di, la perfezione perfetta, eccetera, 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 lo sapete. Non facciamo riferimenti a brand esistenti, però insomma esistono queste cose, noi cercheremo sempre di non farlo e anzi di trovare sempre un piglio originale con cui raccontare una storia. Cercheremo di sorprendere sempre un po', se possiamo, il nostro lettore, perché fa bene anche a noi. Comandamento numero 9, l'abbiamo appreso dagli inglesi e glielo ruberemo sempre.
perché ricordiamoci che un bravo copy legge tantissimo e copia il doppio, il nostro tono sarà sempre diretto. Cercheremo di rendere il massimo chiaro il nostro argomento, perché ricordiamoci sempre, noi siamo, se facciamo il copy in questo caso specifico, siamo lì per vendere qualcosa, non siamo lì per far poesia. Poi uno certamente può utilizzare questi accorgimenti anche in testi invece di natura altra. Però, insomma, per chi proprio copy straight edge vuole essere, ricordiamoci sempre che c'è qualcosa di noi in comune con il venditore di folletto porta a porta. Non dobbiamo scordarlo mai, anzi, è parte del nostro mestiere e lo accetteremo con umiltà. Decimo e ultimo comandamento di oggi: il cliente che approva il tuo lavoro è solo uno dei tuoi lattori. Se hai soddisfatto il cliente, buon pro ti faccia. Ma questo forse non basta, perché devi sempre immaginarti uno step ulteriore. Ad esempio, questa body copy convince te in primo luogo? Passerebbe la regola della lettura dell'amico cinico? Oh, sei sicuro che non c'è possibilità di innovarsi sempre un po', di fare sempre un pochino meglio? Ecco, non accontentiamoci sempre dell'approvazione dei nostri clienti, anche quando paganti, perché potrebbero essere il massimo per quello che loro potevano aspettarsi, ma è il nostro compito cercare invece di fare il massimo rispetto alle nostre aspettative, ben altro mestiere. Ecco. E con questo abbiamo finito anche la parte un pochino più tecnica di oggi. Appunto, vi avevo promesso una roba super leggera e super leggeri siamo stati, direi. Ma quindi andiamo a vedere un pochettino, parliamo di esercizi e di letture per salutarci oggi. E sì, è molto probabile che lunedì invece sia di nuovo strong, quindi non abituatevi a questo andazzo così leggiadro come abbiamo avuto oggi. Come esercizio, infatti, vi propongo una cosa ben difficile. Mi piacerebbe, se vi va ovviamente, di sperimentare sempre una scrittura di massimo 5 righe, come ci siamo ormai abituati a fare, ma in questo caso mi piacerebbe che poteste prendere spunto dal vostro privato o inventare di sana pianta, non c'è nessun problema da questo punto di vista, il racconto di una brutta figuraccia. Perché dico questo? Perché cerchiamo di mettere un po' in pratica alcuni degli spunti che abbiamo visto oggi sulla scrittura della body copy e sulla scrittura della body copy di sfondo comico. Quindi uniamo le due cose e vediamo, sono curiosissima di sapere le vostre figuracce, ma oltre questo anche di mettere alla prova un pochino la tecnica e vedere come e dove possiamo sempre ottimizzare spazi e tempi per riuscire ad esprimerci in maniera sempre più efficace. Dal punto di vista invece delle letture, questa settimana mi piacerebbe, questo giovedì, mi piacerebbe invitarvi alla lettura di un duo, quindi in questo caso non di uno scrittore singolo, ma di due scrittori che per diversi anni, adesso non ci sono più, ma per diversi anni hanno lavorato insieme. E qui mi aiuta la torinesità attuale. Si tratta di Fruttero e Lucentini. Di loro forse conoscerete La Donna della Domenica, un famosissimo romanzo da cui è tratto anche un film. Di sfondo, diciamo giallo, potremmo dire questo, ma molta parte invece degli scritti di Fruttero Lucentini, di argomento vario ed eventuale, li trovate nelle raccolte di saggi. Sono diversi, veramente così numerosi da essere inelencabili. L'unico che vi posso mostrare, che è qui con me in questo momento, si chiama La manutenzione del sorriso, e è un insieme di alcuni dei loro saggi ed alcuni dei loro articoli di giornale. Vi leggerò soltanto alcuni titoli. Per non ammorbarvi oltre, ma per farvi capire di che tipo di penna stiamo parlando, ve li consiglio non solo come ottimi scrittori in chiave comica, ma anche perché hanno uno stile molto conciso che si rifà anche a quello stile inglese che dicevamo all'inizio dell'incontro e beh, hanno una grande cultura alle spalle, ma che non fanno pesare mai, che è bellissimo, quindi ti permette di entrare con leggiadria all'interno di, ad esempio, studi biblici, due punti. Un profeta nell'imbarazzo. Questo titolo vale già di per sé un momento comico. O Tolstoi in Italia, il mancato suicidio di Anna Karenina. O un inedito del Foscolo, le ultimissime lettere di Jacopo Ortis. Ecco, quindi insomma, direi che ce ne sono e ce ne sono. Per dirvi un altro, spaghettata Piazza di Spagna. Vabbè, insomma, sono infiniti e sono veramente bellissimi.
Quindi io ve ne consiglio la lettura. Se invece avete voglia di andare a provare qualcosa di un pochino più contemporaneo, il riferimento che vi posso dare, pronti però con lo stomaco forte, perché qui parliamo di comicità molto provocatorie, e quindi qui sarà d'accordo con me, ad esempio, lo stimato amico Luca Cancian, il consiglio di leggere Lo Sgargabonzi non è un consiglio che vi sto dando a cuor leggero, perché lo scrittore è uno scrittore toscano. È uno scrittore che quando vuole essere provocatorio lo è più di, penso, chiunque altro io abbia letto di italiano di recente. Se leggerete in questi giorni online qualcuna delle cose scritte dallo Sgargabonzi e mi dite, guarda, io ho trovato qualcuno di più provocatorio, per piacere fatemelo sapere. Sarebbe mio grandissimo interesse saperlo perché finora non mi è mai successo. Quindi è anche un consiglio che vi do in attesa di consigli altri, se avrete la pazienza di darmene. Ecco, quindi questo diciamo che è quello che vi consiglio come letture per questo giovedì o per quando lo vorrete. Vi rinnovo di nuovo l'invito a scrivermi anche se, tra virgolette, in ritardo i comunicati stampa, per me non c'è nessun problema, tanto qua sto. E quindi unitamente, però ormai lo aspetto quasi con trepidante attesa, le vostre più brutte figuracce di sempre. Con questo io vi ringrazio e insomma, della pazienza e pronti a invece la prossima volta saremo, ahimè, di nuovo molto molto tecnici. Vi saluto. Ciao, Ciao. Ciao Luigi. ciao. 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 Ciao, ciao, ciao.